Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e per l'ospitalità, vi ringrazio veramente. Sentendo queste parole di questi nostri amici, mi sembra di ripercorrere un film già visto anni fa nella nostra valle. Illustro brevemente chi siamo e cosa facciamo. Io sono Sandro Plano, sono sindaco di Susa, ahimè, da parecchi anni. Sono presidente di una unione montana di 60.000 abitanti, 60.000 abitanti particolarmente turbolenti. In effetti, quando si sentiva parlare di giustizia, noi abbiamo su 60.000 abitanti, credo che abbiamo superato i 1.000 sotto processo per fatti delinquenziali, mettiamolo così, fatti di protesta. Quindi da noi la giustizia funziona benissimo, perché sono sempre pronti a indagarsi, a processarsi, a accusarci di ogni sorta di nefandezza. E il filo comune è proprio questo. La vicenda che ha coinvolto la Valle di Susa ha origini antiche. Noi siamo una valle di transito, attraverso la Valle di Susa è passato di tutto, da Annibale, Barbarossa, Napoleone, anche Benito Mussolini ha avuto il piacere di farci una visita. Quindi siamo una valle di transito, una valle che ha avuto, come tutte le valli di transito, una sorta di odio e amore nei confronti di chi passa. Chi passa può essere un ospite, può essere un invasore, quindi questo sentimento ambivalente noi l'abbiamo sempre avuto. E in effetti le ultime vicende, il raddoppio della linea ferroviaria, la costruzione di un nuovo tunnel autostradale, è l'emblema di quello che sta succedendo da noi, è l'emblema di quello che sta succedendo in Italia per quanto riguarda le grandi opere pubbliche. Anche da noi, anzi prima da noi, questo paradosso, linea esistente, autostrada esistente, necessità di costruire ancora, perché da noi adesso la linea storica, quella che tutti i ministri continuano a dire risale ai tempi di Cavour, ed è vero, ma nell'immaginario collettivo, lo dicevamo ieri a Napoli, uno si immagina che ci siano ancora le locomotive a vapore che arrancano faticosamente su questa antica linea e poi, superati i lupi e le neve, riescono ad andare in Francia. In realtà è una linea assolutamente moderna, con un traforo solo recentemente ristrutturato, che può quadruplicare il traffico. Quindi adesso ci sono 5 milioni di tonnellate di merci, a essere ottimista, questa linea ne può portare dai 20 ai 30. A 200 metri da questa linea, da questo traforo ferroviario del Frejus, c'è un traforo autostradale e la grande mistificazione è stata: raddoppiamo, facciamo il tunnel di base di 57 km per togliere il transito dalla gomma e spostarlo su ferro e per farci un favore dal punto di vista ecologico. Allora, contestualmente si raddoppia il traforo del Frejus autostradale, quindi la nostra capacità di transito merci nel corridoio che interessa la nostra valle è adesso 5 milioni di tonnellate di merci su ferro, 12 milioni di tonnellate di merci su gomma, possiamo arrivare a 20-30 tonnellate di merci su ferro e 40-50 milioni di tonnellate su gomma. Quindi noi siamo in grado di sopportare in Valle di Susa il traffico fra mezzo mondo praticamente, perché con queste potenzialità siamo assolutamente in grado di essere tranquilli per i prossimi 2000 anni. E qui si innesta il ragionamento che portato avanti. Si fanno le opere, queste grandi opere, non perché sono effettivamente necessarie, ma perché c'è tutto un sistema, l'abbiamo visto molto molto chiaramente, un sistema di interessi leciti, di gente che vuole lavorare, di imprese che comunque vogliono sviluppare la propria attività, di professionisti che vogliono fare i progetti, di politici che devono trovare qualche forma di gratificazione più o meno lecita in tutta questa grande impostazione. Allora, noi stiamo dicendo questo, e io personalmente sono uno moderato, nel senso che non ho mai avuto, sono iscritto al PD tanto per chiarire le cose, sono stato oggetto di 5 processi
dal PD che volevano sbattermi fuori perché mi opponevo a questa linea, e quindi questo vuol dire molto nel, nel rapporto anche tra i partiti. Io che esprimo un'opinione diversa dal mio partito vengo processato, processato dalla commissione di garanzia, vengo io lui, anche voi del PD, veniamo tartassati, è venuto addirittura Bersani quando era segretario del nostro partito a Torino a farci la predica, a dire che noi come amministratori dovevamo essere quelli che accettavano il bene dell'Italia, non guardare il localismo. Allora vediamo cosa vuol dire il localismo, vediamo cosa vuol dire e tutti questi scandali che hanno investito la struttura del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sono la dimostrazione lampante di quello che vuol dire il bene pubblico lasciato un attimino da parte a favore del bene privato di alcune personaggi. E quindi il significato della nostra protesta, e lo dico veramente da uno che ha vissuto tutta questa partita in prima persona, noi abbiamo inizialmente accettato il discorso della potenzialità dell'incremento della potenzialità della ferrovia, nel dire il sentiero comune era in Valle di Susa, ci sarà presto la saturazione del traffico merci. Quando abbiamo chiesto una commissione e abbiamo istituito una commissione tecnica per evidenziare, per capire questi problemi, abbiamo scoperto quello che avevo detto prima e il nostro atteggiamento è radicalmente cambiato come amministratore, nel dire tutto quello che ci dite non è vero, verificato. Non... Ma la macchina è partita lo stesso, quindi hanno tentato di convincerci, secondo il solito classico schema, cerco di convincerti, cerco di comprarti e se non riesco a comprarti ti costringo, cosa che è successo adesso. Naturalmente i nostri non hanno preso bene, quando sono iniziati i lavori sono incominciate le prime azioni di proteste, quando abbiamo sviluppato tecnicamente, ripeto con questa commissione che è formata da professori del Politecnico, Marco Ponti, una buona fetta dell'intelligenza italiana, allora quando sono venuti fuori tutti questi problemi che sono stati taciuti dalla stampa, perché ripeto sulla scorta di quello che si dice della ferrovia ai tempi di Cavour, anche tutto il resto è stato taciuto. Quindi noi siamo stati protagonisti di interventi sulla carta stampata, sulla televisione, solo quando volavano le mazzate, per così dire. E questo è l'altro aspetto, e mi riferisco ai mille sottoprocesso. Allora, io sono uno di quelli che non ha mai spinto e non ha mai voluto spingere la gente a fare azioni illegali, a fare proteste contro le forze della polizia. Però la sensazione è veramente è questa, quando noi facciamo delle manifestazioni, e vi assicuro sono manifestazioni molto partecipate e pacifiche, almeno noi amministratori mettiamo la faccia solo quando siamo sicuri che non ci sono scontri, cerchiamo in tutti i modi di evitare la possibilità che qualcuno si faccia male. Allora, in valle, l'ultima a Torino, radunavano un numero di persone che va dai 10 ai 15, 20, penso che siamo arrivati anche a 25.000 persone, che arrivavano anche da tutta Italia, e alcune di voi sono arrivate anche dal Friuli. Allora, queste manifestazioni che hanno un impatto sul, di persone così forti e così imponenti sono sempre state taciute, quindi l'ultimo che abbiamo fatto in Piazza Castello, lui era testimone, abbiamo riempito Piazza Castello di Torino, che è l'equivalente delle manifestazioni di Grillo, più o meno. Penso che in Italia non sia stato assolutamente citato, perlomeno è finita sulle pagine dei quotidiani locali. Allora l'interrogativo è questo: se si fa una manifestazione pacifica, se si portano argomentazioni tecniche corrette e scientificamente supportate, la ragione, la notizia non c'è. Quando ci sono stati gli scontri, sono stati scontri violenti a partire, e poi il mio collega di Velau vi racconterà come è iniziata la storia, allora è iniziata l'epopea del terrorismo, della gente che ha la sindrome NIMBY, di coloro che
che non vogliono accettare il progresso e cose di questo genere. In realtà io mi sento di difendere i nostri ragazzi, anche quelli che hanno fatto delle manifestazioni un po' fuori dalle righe, anzi molto fuori dalle righe, perché comunque gente che ha rischiato di proprio per il nome di un'idea, il nome di un modello di sviluppo che non è quello, non è quello che vive correntemente. Cioè, io non metto sullo stesso piano uno dei nostri ragazzi che è andato a fare azioni di questo genere che non condivido con quelli che comunque hanno rubato, hanno approfittato, approfittato del denaro pubblico per arricchirsi. Quindi sono due mondi diversi. Purtroppo i nostri sono processati e dall'altra parte c'è una certa, diciamo, tendenza a dimenticare o a lasciar correre questi fatti. È questo che vogliamo dire e anche questo che vogliamo testimoniare, anche girando in incontri come questi, rivendicando il fatto che questa protesta, fatta magari con metodi sbagliati, però su delle ragioni profondamente giuste. E l'impressione che abbiamo è che, nonostante queste ragioni siano profondamente giuste, ci sia una tendenza a dimenticare, a non ascoltare, a omettere cose di questo genere. Allora, nel caso specifico la questione mi sembra eclatante. Si era partiti dalla Kiev-Lisbona, quindi interessati i portoghesi fino ai russi. Stiamo vedendo dalle cronache, dalla cronaca, cosa sta succedendo a Kiev. I portoghesi, che non sono mai molto inclini a pagare, quando hanno saputo che devono pagare anche loro, non c'erano tutti i fondi europei, hanno detto la questione non ci interessa. E allora qualcuno ha avuto il buon gusto di dire: vabbè, non interessa Lisbona, andiamo agli Algeciras, come se cambiare una linea, cambiare un progetto di questo genere si facesse semplicemente cambiando le righe in questo senso. Va anche a fallire il mito dell'alta velocità, il progetto Concorde, tanto per dire che era quello che doveva portare a 3.000 l'aereo, quello che portava da Parigi a New York in pochissimo tempo, è crollato economicamente. Sta crollando economicamente anche tutta l'opinione dei francesi sul treno ad alta velocità. In effetti, partire da Parigi per andare a Saint Moritz in pochissimo tempo, ai 350 all'ora, e poi stare due settimane a crosciolarsi al suolo, uno dice l'avvio e il percorso può anche essere fatto in tempi più ragionevoli. Sta cambiando anche radicalmente il mondo del traffico d'affari. In effetti tutti noi adesso con Skype, con internet, abbiamo ridotto enormemente il numero delle cartoline, delle lettere che spendiamo, e il numero degli spostamenti che ognuno di noi può fare per affari o per consultarti con altre persone. Quindi sta cambiando radicalmente il mondo, e questi qui che in nome della modernità stanno portando avanti del progetto assolutamente vecchio e superato, e questo dobbiamo dirlo. Ancora un'ultima cosa, questi grossi finanziamenti, era il tema di un dibattito anche ieri a Napoli con De Magistris. Il governo ha detto ultimamente dobbiamo tirare fuori 17 miliardi per tamponare tutta una serie di situazioni. E le due formazioni categoriche sono state: non ci saranno nuove tasse e non ci saranno tagli. Allora, non si capisce bene da dove escono fuori questi 17 miliardi, e soprattutto non si capiscono le affermazioni di Del Rio quando dice abbiamo tagliato 350 o un numero impressionante di progetti. Quindi si sono resi conto che gran parte di queste azioni del governo in termini di opere pubbliche è ormai superato dalla storia. Nonostante questo, continuano a insistere sulla Torino-Lione come se fosse un mantra. E questo perché? Perché noi abbiamo questa convinzione: si sono resi conto anche loro che quest'opera non serve, ma non possono darsela vinta. Questo credo che sia l'elemento di base. Lo Stato non può cedere di fronte a alcuni energumeni come sindaco qui vicino a me, e non può darsi ragione. Ma noi diciamo, chiediamo scusa, no?
non vogliamo avere ragione, l'importante è che si risparmino questi soldi. E qui si tratta di un progetto da 27 miliardi, in cifre attuali, ma se diamo retta alle cifre esposte da lui e al coefficiente di moltiplicazione di queste cifre, i loro 27 miliardi possono diventare 500, cosa assolutamente intollerabile per le nostre finanze. Quindi noi politicamente, al di là del continuare a manifestare queste nostre perplessità e questa nostra volontà di continuare con questa contestazione, diciamo, l'Italia ha bisogno di altre cose, lo vediamo tutte le volte che piove, siamo lì a contare, a preoccuparci per i morti, abbiamo le scuole che cadono a pezzi, l'abbiamo visto in Sardegna, abbiamo visto anche noi in provincia di Torino. Dobbiamo investire sulla sicurezza dei nostri fiumi, dobbiamo investire sulla sicurezza delle scuole, degli edifici nel campo della sismica. Qui credo che sia un territorio emblematico sotto questo punto di vista. E i fondi non ci sono. I fondi per mettere a norma tutti questi edifici purtroppo non ci sono. Lo dirà anche lui. Quindi è un tema articolato e complesso e che dobbiamo affrontare tutti sotto il profilo politico e sotto il profilo della partecipazione pubblica, perché questa marea di cui noi siamo stati protagonisti, volontari, ha evidenziato certe questioni, ma non abbastanza. Purtroppo siamo convinti che tutto quel sistema, tutto quel mondo che continua a portare avanti queste opere non è ancora in grado di modificare il proprio atteggiamento. Io chiedo scusa se sono stato un po' lungo, ma credo che questi problemi che sono nati in Val di Susa debbano essere diffusi e portati all'attenzione di tutti. Grazie.